Questa è la settimana di Project Cars, quello che è l'acronimo di Community Assisted Racing Simulator, ovvero il progetto finanziato con l'aiuto del pubblico e quindi dei giocatori appassionati di simulazioni di guida di Slightly Mad Studios, la software house che aveva realizzato i due precedenti Need for Speed Shift e che è composta da alcuni veterani del mondo della simulazione di guida che hanno realizzato in passato anche il famoso GTR. Project Cars, quindi, è un gioco che offre un livello di sfida molto sostenuto e che è indirizzato specificamente agli appassionati di guida che dispongono di un volante abbastanza competitivo, ma la presenza degli aiuti alla guida consente di rendere abbordabile il gioco anche ai giocatori meno esperti che usano per esempio la console, visto che Project Cars è disponibile anche su Xbox One e PS4 e che vogliono giocare col gamepad. Il gioco è basato sul motore grafico Madness, che è un'evoluzione appunto di quello di Shift, ma a differenza di Shift il modello di guida è assolutamente rigoroso e perde tutte quelle connotazioni tipicamente arcade che Electronic Arts aveva preteso per quella versione del Madness Engine. In Project Cars è quindi possibile giocare in diversi momenti della giornata, quindi sia la mattina che la sera ad esempio, ed è possibile anche affrontare gare che durano 24 ore, come la famosissima 24 ore di Le Mans, con condizioni meteo e di illuminazione globale che cambiano infatti a funzione della presenza di pioggia o meno, e appunto in funzione anche del alternarsi del giorno con la notte. Il giocatore sia in single player che in multiplayer ha la possibilità di configurare le condizioni meteo e il momento della giornata in cui vuole che si svolga la gara, e in multiplayer è possibile affrontare su PC gare con un massimo di 64 vetture. Un elemento molto importante di Project Cars su cui Slightly Mad ha lavorato a lungo e che appunto costituisce un elemento di differenza rispetto ad altre simulazioni di guida è il Tire Model. Project Cars risulta uno dei videogiochi più avanzati per quanto riguarda la simulazione delle condizioni del pneumatico. Il Tire Model di Project Cars, che è chiamato SETA Tire Model, gestisce contemporaneamente tre moduli. Abbiamo il modulo che si occupa del battistrada, il modulo che si occupa della carcassa e il modulo che si occupa del trasferimento di calore tra i vari elementi di cui è composto il pneumatico. Sostanzialmente il modello di Slightly Mad riesce a calcolare lo stato del pneumatico sulla superficie più esterna e sulla base di questo dato va poi a calcolare ciò che succede nei vari strati più interni fino a raggiungere il cerchione. Quindi non abbiamo una condizione soltanto superficiale del pneumatico, ma il videogioco gestisce dinamicamente tutto quello che succede all'interno delle gare sulla base delle differenze che sussistono appunto tra le varie parti del pneumatico. Il SETA Tire Model è inoltre modulare, nel senso che la parte del battistrada può essere per esempio intercambiata, mentre rimane uguale quella della carcassa nel caso si debba simulare una gara che si svolge sullo sterrato. In Project Cars inoltre abbiamo una grande varietà di tracciati, anche se non tutti sono riprodotti con la tecnica del laser scan, che serve per avere una riproduzione fedele uno a uno rispetto al tracciato originale. Abbiamo 30 location diverse e più di 80 layout differenti, visto che all'interno di ogni location possiamo avere circuiti con caratteristiche diverse e una conformazione diversa delle curve a seconda delle esigenze che ci sono nella modalità carriera. Abbiamo anche tantissime auto provenienti dai marchi più famosi che sono realizzate grazie alla disponibilità della licenza ufficiale, quindi abbiamo vetture Audi, Mercedes-Benz, Lotus, Radical, Gampert, McLaren e così via, però purtroppo non abbiamo le Ferrari perché la licenza ufficiale appartiene ad altri produttori di videogiochi. I giocatori più esigenti inoltre possono configurare nel minimo dettaglio l'assetto delle vetture e variarlo anche in funzione del tipo di gara che devono affrontare, quindi se prove libere, qualifiche o gara, possono influire sul telaio, sull'aerodinamica, così come sulle gomme e anche sugli ammortizzatori, sulle sospensioni, sull'allineamento dei pneumatici e così via. Possono anche stabilire quale mescola usare, il carico di benzina che vogliono caricare sull'auto in funzione della strategia che vogliono applicare in gara, e possono configurare liberamente il motore in base appunto alle loro strategie stabilendo i rapporti del cambio.
Naturalmente, per concludere, molti si chiederanno se Project Cars è più o meno rigoroso rispetto ad Assetto Corsa, ovvero l'altra simulazione di guida, in quel caso completamente italiana, uscita nell'ultimo periodo. È difficile dire chi dei due supera l'altro, anche perché appartengono a due filosofie di approccio alla guida leggermente diverse. In Project Cars si ha la sensazione che ci sia uno strato di dinamismo in più per via dell'avanzato tire model che abbiamo, però la gestione del trasferimento del peso all'interno della vettura, in funzione appunto del comportamento della macchina sul tracciato, probabilmente è superiore nel caso di Assetto Corsa, che è anche un gioco che probabilmente è più punitivo, nel senso che è più facile perdere il controllo della vettura. Alcuni dicono che Project Cars è un po' più arcade da questo punto di vista, però in realtà è un gioco che è molto difficile da padroneggiare e che riesce a esplicitare al meglio le differenze nell'abilità, soprattutto nelle sessioni multiplayer, tra giocatori che hanno esperienza e giocatori che invece sono alle prime armi.